Aspetta un attimo, amici di Zio Papillon, di Real Zio Papillon, ad una nuova parte delle Follie dell'Imperatore, il gioco ispirato all'omonimo classico Disney. Nell'ultima parte abbiamo fatto i primi tre capitoli del laboratorio che ci hanno portato qui all'esterno. Siamo sempre più vicino alla fine, solo due capitoli ci separano dal termine della nostra avventura, credo, ma mi sembra di sì, ci sono cinque capitoli in tutto. E oggi vedremo il penultimo e nella prossima parte lasceremo il gran finale. Avremo il gran finale, lasceremo quindi il gran finale una parte a sé. Quindi direi di cominciare. Ho trovato dei palloncini utili per arrivare in cima al palazzo prima della perfida Isma. Wow! Sorprendente. C'è rimasta solo una pozione, è la nostra unica speranza. Pacha ha un tono gravissimo di voce mentre qui si ferma, però continua a gongolare. Pacha l'ha presa molto sul personale, adesso invece sembra Cusco che non si preoccupa per niente. Fammi capire, se voli via senza di me questo tratto sarà difficile? Sì, se ti appoggi a me riusciremo a galleggiare fino alla fine. Cosa che... Magnifico, ci vediamo. Cosa che non succederà, come potete vedere anche dalla bellissima ombra lasciata da Pacha. E quindi siamo ufficialmente da soli verso però la fine. Quindi penultimo capitolo oggi e ultimo capitolo domani, nella prossima puntata. Domani non credo di riuscire a uploadarlo. Quindi vedremo come si concluderà il gioco, se riusciremo a tornare dei giovani principi bastardi eccetera eccetera, oppure se riusciremo, oppure se riuscirà Isma nel suo intento malefico di sconfiggerci e prendere il potere. Interessante, chi è peggio, Isma o Cusco secondo voi? Il Cusco ovviamente di inizio gioco o di inizio film, insomma, se vogliamo fare un paragone, visto che inizio gioco era già così, era già lama, quindi non abbiamo potuto vedere la sua spietatezza, che invece nel film è piuttosto ben rimarcata. Quindi faccio questa, lancio questo sondaggio insieme agli altri sondaggi che avevamo lanciato, a cui ovviamente nessuno ha risposto, ma grazie comunque per aver guardato questo gameplay fino a questo momento. Chi l'ha visto, chi lo vedrà in futuro. Dato qui delle piattaforme piuttosto semplici, direi una formalità. Sono riuscito a non morire, seppure abbia detto che era una formalità. Qui rischiato. Ecco Pacha intanto. Ci siamo stati piuttosto lenti. Bene, qui siamo ancora riusciti a non morire. Uccidiamo così il tipo, non ho neanche capito come. Cioè, vabbè, qui là c'è un punto di controllo, ma di fatto è quasi impossibile morire. Ma vabbè, punto di controllo. Giusto per fare le cose bene, altrimenti non si fanno, no? Molto più belli i teschi così, sorridenti, dai. Sembra che gli piaccia veramente fare il loro lavoro, questi teschi. Veniamo ovviamente colpiti, anche se insomma non è che meritavamo di dire che la vita ci fosse tolta. Ok. Recuperiamo subito la vita, bene così. Ops, scusate. Oh! Sta arrivando un lama! Ok, qua inizia già a diventare un po' più tecnica la cosa. Togliti di mezzo! Gli ho preso le misure stavolta! No! Ma che sfortuna però, dai! Punto di controllo. Vabbè. Rinnovo. Eh sì, sì, sono un pirla! Tutte le volte così. Allora, rinnovo. Volevo dire, ah sì, che qualora dovessero chiedere 5 persone il gameplay di Harry Potter 4 lo farò subito,
invece nel caso in cui non succedesse questa cosa, farò prima quello di Alice Madness Returns. Bastardi però a piazzare le monetine in un punto in cui sono obbligato a cadere giù. Vabbè. Vabbè, che fai? Che stupido. Ovviamente se ne va quando non ci sono io, giustamente, no? Secondo una logica di tutti i colori. Buon momento. Punto di controllo. Andiamo a perlustrare la zona in cerca di segreti che non ci sono. Ah! Dico questo. Sto saltando, salto, guarda. Ah! Fatti innervosire in una maniera comunque eclatante questo gameplay. Sto saltando, salto, guarda che okay. Salto. Certo, ci sono stati gameplay che effettivamente mi hanno fatto davvero pensare per un momento di spaccare il computer, Tipo Clive Barker Jericho, insomma, di turno. Non aver mai bestemmiato tanto dietro a un gioco come Clive Barker Jericho. Certo, il merito è dell'ultima parte, soprattutto di Clive Barker Jericho. Dato dopo il primo pezzo che era piuttosto facile, questo secondo invece si presenta senza possibilità di salvarsi nel caso di caduta, cosa che per fortuna non ci accade. Punto di controllo. Siamo a 39 monetine. Sembra che erano 90, quindi... Ah, ma porca... Allora non si vede neanche che mi sacrificavo prima. Decisamente no. Siamo nello stesso punto di prima, tra l'altro. Però è stato da un'altra parte, vabbè. Qui dovremo pazientare che ritorni sulla piattaforma e poi avremo un salto piuttosto importante. Probabilmente sarebbe meglio non sbagliarle queste cose. Ok, quindi mi fido del fatto che andrò a recuperare questa monetina più avanti. Spero che sia così. Qualora non dovesse essere così, sono Zio Papillon di Real Zio Papillon. E voglio morire. No, dai. Voglio raggiungere almeno i 100 iscritti su YouTube, dai, prima di dire addio a questa terra. Questa terra di lacrime, come dicevano. Spero si faccia così. Invece no, questo è il modo è l'unico modo per far esplodere una bomba che colpisce non solo nel gioco ma nella realtà. Invece no. Si apre una porta e ci ritroviamo in una stanza strana. Quanto mai strana. Proviamo a fare così. Che ovviamente la soluzione è giusta, ma era ovvio. Però ho avuto anche dei dubbi. Attenzione qui invece, perché dobbiamo recuperare l'idolo rosso. Ma ho visto dietro di noi che c'è. No, vabbè, ok. Sto saltando. Guarda che salto. Di là infatti c'è la vita e basta. Cazzo. C'è la vita che mi sembra non ci serva al momento. Infatti ce l'abbiamo tutta, quindi NP per il momento su quel punto di vista. Ah, sto saltando, salto, guarda che salto. Allora questo ovviamente ci sono appena venuto, giustamente. No. Andiamo a posizionare il primo idolo, anche se servirà un altro, che ovviamente è dall'altra rispetto a qui. Se ce la facciamo sono un genio. Ma non sono un genio.
Porca puttana, è da questa. No. Finalmente. È iniziato a diventare piuttosto strambo. Oh! Mao! Ah. Was that easy? Questa è una stanza bonus tipo quella che c'erano in Harry Potter e la Camera dei Segreti. No, sì. Segreti o filosofo e anche quella. Quello di Azkaban. Che potete andare sempre a vedere sul mio canale. Zevapian Deria Zevapian, iscrivetevi e commentate. Dato. Ah, ecco, una cosa interessante. News da lo scocciatore che ha annunciato che. Pensate, doveva aprire il suo canale l'1 febbraio, ha spostato tale data all'1 marzo con il primo video che potrebbe vedere la luce entro, e dico entro, il 10-15 di marzo. Quindi rimanete ovviamente collegati per ulteriori aggiornamenti nei miei video. Sono l'unico che se lo caga un po' di striscio. Il buon ex, futuro ex Toenix. Tanto ovviamente, ma non è possibile! Siamo più scalognati! Ma non. Sì, vabbè. Bibidi babidi babidi bubidi. Però, cioè, quello sarebbe da fare l'instant replay per vedere che sfiga che ci ho avuto, Togliti di mezzo! Oh, stavolta rimane su! Però ci alzate! Questo è meglio. Non abbiamo più, ovviamente, idoli rossi, ma. Beh, forse c'è qua dentro. Perché c'è una cosa aperta di qua, l'ho vista. Ah! Ah, Cusco! Ah, anche lei! Sono felice che tu sia arrivato fin qui perché ora ti schiaccerò! La bellezza di Isma veramente mi fa. Isma, no, ovviamente questa Isma, non l'Isma che tutti noi conosciamo ed amiamo. Vabbè, belli orecchini comunque. Continua, vecchia bacocca. Posso batterti a occhi chiusi. Ma. Oh! Cusco, eri così. Sei così, eri così un bel ragazzo, ok, da lama non sei un granché, ma addirittura fare. Ah, batterti nel sen. Ok. Sono parole molto stupide dette da un lama. Eh già. Con questo martello mi libererò per sempre di te. Che razza di martello tirerà fuori? Taglia corto, lingua biforcuta, e lasciami ballare sulla tua testa. Minchia. Oh, addirittura la suspense. Oh minchia, spavento. Ok, non ci sono cariche, quindi dubito che la carica sia un fattore in questo spot. Credo di averla colpita. Ecco, sono un deficiente. Niente. Dobbiamo cercare di starci alla larga, ovviamente. Ah, ok. Quando fa quel verso da gatta morsicata, da gatta, sì. Quel verso da gatta appena colpita vuol dire che gli abbia fatto male. Oh! Ma ora non mi troverai mai più. Cioè? Cosa le fa pensare che abbia voglia di trovarla? Giusto? Però se non lo faccio resterò un lama. Da pure del lei. Se ne va con passo lento. Lascia aperta la porta, quindi direi che avremo facilmente la possibilità di proseguire. Le monete sono 63, quindi in teoria non dovrebbe essere finito il capitolo. Poi in realtà lo sarà. E invece no. Si prosegue. Si poteva anche sperare che fosse finito il capitolo, Punto di controllo. Anche perché sono quasi contento che non sia finito il capitolo, non tanto perché muoio dalla voglia di morire, quanto perché non dura tantissimo e quindi, insomma, beh. E anche perché non posso fare l'ultima parte adesso. Sto qua molto veloci, infatti veniamo castigati. Mamma mia, Speedy Modon! Boh.
Ma al solito in questo gioco è molto difficile capire. Ecco, non so cosa sia successo, però non riesco a colpire sta roba. Sì, vabbè. Culo. Vabbè. Deciso che farò così. Ah. Manco le monete. Ah, no. In realtà non riesco veramente a capire cosa cavolo devo fare. Credo comunque di qua ci passerò tra un po'. Spero, eh. Ah, ma sono rallentati adesso. Figo. No, in realtà di sotto vanno ancora veloci, non è rallentato proprio niente. Uff. No, sono un pirla. Guarda, merito veramente solo di soffrire nella mia vita. Io lo dico sempre, merito solo di soffrire. Sbrigati, sono incazzato adesso. Stupido paccia. Praticamente sono talmente stupido, no? Non è che siano difficili queste robe, ma io le devo rendere complicate, giustamente. Che di là ce la posso fare. Se ce la faccio. Ma che fai? Ma cosa fai? Vabbè. Dio che nervoso. Allora speravo che fosse finito il capitolo, ok? Sì! Ma io non ho l'idolo rosso. Punto di controllo. Turn around. Oh, look at what you see. Vabbè. Sono distratto a cantare la colonna sonora della storia infinita dei Limahl. Colonna sonora di quel gioco che è stata composta da un alto attesino. Esatto, un alto attesino. Giorgio Moroder. Vabbè. Sì! Oh yeah! Però voglio risaltare di là perché sennò mi tocca rifarmi tutta la strada. Cosa che riesco a fare. Buon per noi. Decisamente buon per noi. Adesso. Oh. Io non mi ricordo assolutamente dove stanno i buchi. Merda. Meno uno. Penso che qui ce ne sia uno. Ma non ci credo! Per fortuna che ho appena preso la vita. Vabbè, a sto punto mi lancio. Va bene me. Chi t'ha muore. E ce la fa! Prima che di aver preso tutte le monetine. Ovviamente cosa che non sarà vera, immagino. Ah, 10 Aragoghi. Non è finita però, eh. Ho avuto la strana sensazione che saresti arrivato alla fine di questa sezione. Ma da cosa l'hai capito? Questo gioco ti ha insegnato qualcosa? Lo disprezzo. Lo disprezzo, cosa vuol dire? E basta, niente di personale, capito? Cosa vuol dire lo disprezzo? Che facciamo adesso? Boh. Questa porta ci condurrà al livello finale dove batterò Isma e tornerò me stesso. Buia! Pure ha detto male lui. Bene. Ah, se lo sai tu, allora... A lui va. Ok.
bene, c'erano solo tre segreti, non li ho manco incrociati, manco per sbaglio. Quindi, come ha detto Cusco stesso, il prossimo sarà il livello finale, il quinto capitolo del laboratorio. Riusciremo a tornare giovani imperatori tiranni oppure rimarremo lama per sempre? Lo scopriremo nella prossima e finale parte. Sempre con il vostro Zio Papillon di Rio Zio Papillon. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Guardate sempre i miei canali consigliati. Seguitemi su Twitter. Iscrivetevi al gruppo di Deo su Steam. Date un nickname allo scocciatore suggerendolo nei commenti sottostanti. E come al solito, se state guardando questo video nel 2094, sono un fantasma. A presto!